Tutto, grazie mille per aver accettato di parlare con Ciao Como Radio. La prima domanda che le faccio è quanto c'è da sorridere e quanto c'è da essere seri leggendo questo libro? Da sorridere perché il racconto di un al di là divertente in cui si è protagonisti delle proprie scelte, in cui ci si può unire a qualsiasi altra persona interessante che si incontra, è un al di là. Per me sono nostalgico di esserci stato solo 3 giorni, questo posso dire. Mi sono rimaste moltissime persone da incontrare, molte rivelazioni. E poi l'energia di una persona è enorme, enorme. Noi nella vita comune dividiamo la nostra energia con mille altre situazioni, ma se per una volta ci considerassimo uno, ci renderemo conto che cos'è l'energia di una sola anima, diciamo, ecco. Lei è stato definito un viaggiatore sia emotivo che un viaggiatore fisico, diciamo, tralasciando questo nell'aldilà che arriverà tra moltissimo. Qual è invece un viaggio che ha in programma, più recentemente? C'è qualcosa che sogna, che ancora non è riuscito a mettere in atto? Viaggi che ancora non sono riusciti a mettere in atto sono, vabbè, tutti quelli che non ho fatto, che sono tantissimi. Quelli che ho fatto sono pochi rispetto a quello che avrei potuto fare, ma io viaggio costantemente. Per esempio, il mio mestiere è un mestiere che ti fa viaggiare. Leggere libri ti fa viaggiare, osservare le persone ti fa viaggiare, avere delle relazioni ti fa viaggiare. Quindi viaggio non è per me soltanto geografico. Io sono un viaggiatore, sì, viaggio. Oggi sono a Como. Domani chissà. Grazie mille, A non vediamo lei. l'ora di ascoltarla nel suo intervento. Grazie.